e non potevo non iniziare con Fiorello. Buonasera. Premio per la televisione. Buonasera. Premio migliore programma televisivo. Leggi. Viva Rai 2, record di ascolti. Lega. Oltre 1.100.000 spettatori, quasi il 23% di share. Ah, capito che roba. Piace moltissimo ai ragazzi, nonostante insomma l'orario, insomma, all'alba. Ma guarda che i ragazzi svegliano presto, chi deve ripassare, chi deve essere interrogato, e non solo i ragazzi ma anche i bambini proprio in età anche prescolare, quelli che prima guardavano i cartoni animati a quell'ora adesso guardano noi, siamo una sorta di cartoni animati viventi, per cui abbiamo questo pubblico diciamo così eterogeneo che io non pensavo neanche ci fosse. All'inizio quando pensavamo questo programma dicemmo tutti, vabbè dai facciamo sto programma, ma chi vuoi che ci guardi? E invece c'è tutto un mondo, ragazzi, la mattina c'è un mondo meraviglioso, perché la gente è anche più, diciamo, preposta al buon umore, al divertimento a quell'ora lì, perché diciamo così che la gente si incarognisce verso le 11, mezzogiorno, capito? Invece ancora a quell'ora non ha capito bene dov'è e quindi si guarda un po' noi, due fesserie, due cose un po' simpatiche e inizia la giornata con buon umore. Evviva Pescara! Un premio, un Pegaso d'oro che arriva 20 anni dopo, era stato attribuito 20 anni fa per Viva Radio 2. E a chi vuole dedicare Fiorello questo premio? Ma poi il legame con Pescara, perché il karaoke in Piazza Salotto cosa Piazza evoca? Piazza Salotto evoca cose meravigliose, mi ricordo più di 20 anni fa, qui siamo su 35 anni fa, qui successe il delirio, mi ricordo, a Pescara. Noi non eravamo neanche pronti, non avevamo neanche le apparecchiature, non avevamo neanche le strutture per sostenere una mole, credo che a Pescara arrivarono 20.000 persone, successe un casino, mi ricordo, addirittura finimmo nei telegiornali della Rai, noi eravamo Mediaset, quindi è una cosa che non potrò dimenticare mai. Poi dopo, insomma, 20 anni dopo, poi si arriva con il premio alla radio e guarda casa adesso con il premio alla TV, ma questo programma qua, Viva Rai 2, è un programma radiofonico comunque, ha i tempi radiofonici, però è un programma televisivo, ecco perché secondo me ha funzionato. A chi lo vuoi dedicare? Dedico intanto a tutto il gruppo di lavoro, perché se lo meritano tutti, perché tutti sono svegliati prestissimo. Un conto che mi svegli io alle 5, ma un tecnico che deve montare luci, che deve montare cose alle 5 a quell'ora col freddo, perché vi posso assicurare che noi abbiamo lavorato fuori e anche se a Roma fa un freddo cane, a dicembre, a gennaio, a febbraio temperature sotto lo zero, i ballerini che hanno ballato a torso nudo, insomma tutta la squadra, circa 200 persone che hanno fatto sì che si arrivasse a questo successo. Come vogliamo salutare coloro che ci stanno seguendo adesso in diretta su Rete 8 con qualche frase pescarese, possibilmente non parolaccia. Meglio che non lo dico, perché a me quella che mi piace mi dicono che non la posso dire. Inizia per fregat e poi continua in un'altra maniera, però mi piace tanto quando dicono ngu, fregat, ngungu, quella roba lì, insomma, che non diremo, però l'hanno già capita. Sicuramente. La vuole dire lei? Una signora non le dice, ma no. Fregat. Non le dico neanche lontana dal microfono. Si dice prima fregat e poi ngu, o prima ngu e poi fregat? Prima fregate e poi direttore tra un po' lo dice, tra un po' guarda, fregate, no dici solo fregate, solo no. Fregate, solo fregate, no, solo fre, no, fre, no, fr, no, f, no, ngu, no, niente, ciao Fiorello, un mito. Allinea a te, appena direttore, lo dirà, no.